Adesso di nuovo in avanti e non appena batterò le mani dovrai fermarti, d'accordo? Bene, vecchio saggio elfo. Stop! 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 Ah! Riporta subito qui il mazzo. E adesso voglio che mi dimostri di saper trasformare questo mazzo in qualcos'altro. Un ranocchio? No! Mi vengono bene i ranocchi. In un uovo. A cosa ti serve un uovo? Oh, fallo e basta, per favore! D'accordo, non ti agitare. Ti avevo detto in un uovo, non in una gallina. Ed ecco il tuo uovo, l'ho passato. L'esame pratico di magia è finito, ma devi ancora rispondere a una semplice domanda. Come riusciresti ad aiutare un girino a diventare adulto? Per aiutare un girino a diventare adulto... Tata, il tuo incantesimo preferito, avanti! Lo trasformo in un ranocchio! Sì, giusto! Lo sapevo! L'esame di magia è finito e purtroppo ho una brutta notizia. Quindi ho fallito? No, è molto peggio! L'hai superato! Urrà! Ora puoi di nuovo fare magie, Tata Susina. Hai sentito, Bacchetta? Eccoci di nuovo in pista! Oh, cielo! La magia rischia sempre di metterti nei guai. No, non è vero. D'accordo, allora mostrami una magia responsabile. Ok, c'è un particolare incantesimo che ho voglia di fare da tutto il giorno. E quale sarebbe? Trasformarla in un ranocchio! Questo non lo puoi fare! Oh, sì che posso. Ecco la mia licenza. Oh, cielo! No, Gastone, fuori! Fuori! Che cosa? Ben, Holly, il re, la regina, il signore e la signora elfo sono rimasti chiusi in una vecchia miniera? Oh, presto, non c'è tempo da perdere! Portami là, Gastone! C'è qualcuno? Tata Susina, grazie al cielo sei qui! Siamo intrappolati! Ora vi libero! Ci vorrà solo un attimo, aprirò la porta con la magia! Oh, non ha funzionato! No, perché la porta è stata sigillata con la magia dei nani! L'unico modo di aprirla è rispondere alla domanda! Quale domanda? Un aereo vola a 300 km all'ora. Quanto deve essere forte il vento per ridurre la sua velocità del 15%? Questa porta mi prende in giro. Tata, fa apparire una vanga e tiraci fuori! Ci impiegherò dei secoli! Ci sono! Gastone, ce la farà in un attimo! Certo! Gastone è il più bravo di tutti a scavare! Gastone, vecchio mio, aiutaci a uscire! Vuole che diciate per favore? Oh, per favore, Gastone! Urra! Gastone al salvataggio! Ti ringrazio, Gastone. Gastone, un ottimo lavoro. Bravissimo, ragazzo mio. Allora, Gastone potrà di nuovo entrare nel piccolo castello. Certo. E anche in casa nostra, giusto? Certo. E gli preparerò una torta buonissima. Ehi, lei, signor Gnomo! Guardi un po' qua giù. Sono una torta. Oh, una torta. Temo che questo sarà un pomeriggio molto, molto lungo! Ma dove saranno finiti? È passato almeno un secolo! E il ballo del raccolto non può iniziare senza di loro! Temo che dovremo rinunciare al ballo, allora! Oh, no! Ed eccoci qua, insieme alla frutta che abbiamo raccolto! Le nostre more! Ma che fine hanno fatto le fragole? Lo gnomo! Le ha mangiate! Lo gnomo? Oh no! E le mele, invece, dove sono finite? Ecco, ho mangiato anche quelle, purtroppo. Mi piacerebbe proprio dirne quattro a quello gnomo. Potete farlo, se volete. È venuto qui. Buongiorno! Oh, che cosa ci fa qui? Ci ha aiutati! Ha raccolto le more! E così lo abbiamo invitato al ballo. Oh! Prima di venire qui si è mangiato 2000 more in tutto! Però ne ha lasciate 10 tutte per noi! 9, ne ho mangiata una durante il tragitto, scusate! Comunque ce ne sono abbastanza per preparare una torta! Magnifico! Allora che il ballo del raccolto abbia inizio! Urrà!
Questa musica è piuttosto noiosa. Adesso ci penso io a ravvivare la festa. Sceglietevi tutti un partner, forza! Giro a sinistra. Un passo verso destra. Roteate il bacino. Girate su voi stessi e lasciatevi cadere a terra. Finalmente ecco qui la torta di More! Urrà! Coccinella, coccinella, vola via lontano. La tua casa è in fiamme. Oh cielo, è una storia ancora più spaventosa! Cosa ne dite di questa? C'erano una volta, tanto tempo fa, tre porcellini. Puoi dire coccinelle invece di porcellini, Ben? Ok, c'erano una volta, tanto tempo fa, tre piccole coccinelle. E ognuna di loro si costruì una casa. Una era fatta di paglia, un'altra di bastoncini e la terza di solidi mattoni. E poi cosa succede? Beh, un giorno un grande lupo cattivo arrivò alla casa di paglia. Si mise a soffiare e a sbuffare finché... Almeno questa storia ha un lieto fine, spero. Fa vedere. No, voglio dire, sappiate solo che i tre porcellini, cioè le tre coccinelle, vissero per sempre felici e contente. Quindi il lupo non riuscì a mangiare nessuna di loro? Nemmeno una? No, 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 certo che no. Vissero tutti felici e contenti e questa è la fine. Ben, guarda, i piccoli dormono. Fantastico, ce l'abbiamo fatta. A che ora passano a prenderli la loro mamma e il loro papà? Oh, non ci ho pensato. I loro genitori non sanno dove siamo. Che cosa c'è, Gastone? Ha sentito qualcosa? Bravo, ben fatto, Gastone. Così ci hanno trovati. Molto bene, buongiorno, è ora di iniziare. Fate silenzio. Lucy, per favore, puoi dare da mangiare al criceto Fluffy? Sì, signorina Biscotto. Oh, guardi cosa ho trovato! Il tesoro pirata giocattolo della vasca del pesce. Come sarà finito nella vasca di Fluffy? Magari è un pirata che l'ha messo lì. Ma rimettiamolo a posto, d'accordo? Così era sorvegliato da una bestia feroce. Ma certo, il criceto Fluffy! Ecco, è tornato al suo posto. Stia tranquillo, Capitan Spigola. Quello rimane il miglior nascondiglio possibile. Ma voi lo conoscete adesso? Noi non lo diremo a nessuno. Lo giurate? Certamente, sull'onore dei pirati. Ma Barbarossa, sbaglio, ha detto che i pirati non hanno onore in realtà. Sì, ti ringrazio, Holly. Di questa cosa ne parliamo magari più tardi, Per adesso mettetevi la mano sul cuore e dite sull'onore dei pirati! Sull'onore dei pirati! Tutti a bordo! Tagliamo la corda prima che ci scoprano! Ma questa nave vola! Sì! Tutti i migliori pirati hanno una nave volante! E adesso iniziamo la lezione! Signorina Biscotto, guardi! Una nave pirata volante! È dietro di lei! Ah, sì, certo, bambini. Ora fate i bravi, per favore. Ciao, Holly. Ciao, Ben. Che ci fate qui a scuola? Te lo spieghiamo dopo. Si torna a casa. Salpiamo. Piccolo regno, stiamo arrivando. Per stavolta l'abbiamo scampata. Già, è stata una grande avventura. E per noi, elfi pirata, non esiste niente di meglio. Evviva l'avventura! Voi sapete chi è la persona più sensata presente qui? Il vecchio saggio elfo. Allora sarà il vecchio saggio elfo ad agitare la bacchetta. Io? Ma io non sono una fata e non so assolutamente usare la magia. Risposta esatta, è lei la persona perfetta. Oh, io non credo affatto, no. Sta commettendo uno sbaglio. Non è vero, ci vuole solo un pizzico di polvere di fata. E lei adesso è diventato magico. Il mio corpo è tutto risplendente e questo non mi piace per niente. Non si preoccupi, non rimarrà magico ancora a lungo. Adesso agiti la bacchetta e dica gelatina, gelatina, ma soltanto pochina. Gelatina, gelatina, ma soltanto pochina. Oh, ha funzionato. Posso trasformare Tata Susina in una rana? Ah,
Voglio vedere se ci riesci. Sapete che vi dico? È davvero divertente! Oh, che cos'è successo? Vecchio saggio, che cosa stai facendo? Mi diverto un mondo! La magia non deve essere divertente! Che cosa succederebbe se chiedessi moltissima gelatina magica? Provaci, vediamo! Gelatina, 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 stavolta ne voglio tantina! No, si fermi, così scatenerà una... Inondazione di gelatina! Inondazione di gelatina! Inondazione di gelatina! Pata Susina! Non sono stata io, è stato lui! Questo è davvero ridicolo! Gli elfi non utilizzano la magia! A dire il vero, vostra maestà, è colpa del vecchio saggio elfo! Persino la signora Ficus racconta bugie adesso? È la verità! È stato il vecchio saggio elfo! Oh, cielo! Mi spiace, sono stato io a fare l'incantesimo. Certo che è buffo, il vecchio saggio elfo si mette a usare la magia. Ah, è proprio un birichino. Eccole lì, le sue chiavi. Ma come le tiriamo fuori? Lasciamo che la natura faccia il suo corso. Lasciare che la natura faccia il suo corso? Che cosa vuol dire? Che dobbiamo aspettare che le chiavi escano insieme alla popò. Esatto, dovremo solo seguire Gastone per un po'. Sembra che Gastone abbia trovato proprio il luogo giusto. Oh, è disgustoso, ma almeno potrò riavere le mie chiavi. Non ancora, signor elfo. Non mettiamogli fretta. Non sarebbe giusto, dobbiamo rispettare i suoi tempi. I suoi tempi? Ma noi non abbiamo più tempo. È tardi e dobbiamo partire per le vacanze. Hai recuperato le chiavi? Non ancora, dobbiamo attendere che la natura faccia il suo corso. Che cosa significa? Sì, beh, significa che ora dobbiamo aspettare che Gastone... Gastone sta tossendo! Cosa gli prende adesso? Le chiavi! Signor Elfo, lei è un uomo molto fortunato. Già... Bene, Gastone, di sicuro ti meriti un altro adesivo per premiare il tuo coraggio. Presto Gastone avrà più adesivi che macchie. Poverino, ne ha passate tante. Ha bisogno di un posto caldo e accogliente per riposare. Potrebbe venire con noi in vacanza. Certo, sarebbe perfetto. Mi dispiace, ma come vi ho già detto, Gastone non può venire. Questo era prima che si facesse male. Avrà bisogno di un passaporto per animali. E io posso darvene uno. È tutto a posto, allora. Gastone verrà in vacanza con noi, è deciso! Urrà! E gli ho dato un cervello! Padrone! E anche una voce! Padrone! Che ne pensi dei miei esperimenti di giardinaggio? Questo non è giardinaggio! Questo è un abominio, Victor! Papino, che cos'è un abominio? Questo tulipano! Io tengo moltissimo ai miei hobby! Rane! Un giorno mi sono chiesto perché una rana dovrebbe avere solo due occhi, perché non 10 o magari 23. Oh, adesso basta, mio caro. A loro non importa niente dei tuoi hobby. Hai ragione, sono davvero imperdonabile. Questa è la tua festa, mia cara, e io ti ho preparato una fantastica sorpresa. Qual è la sorpresa? Io non lo voglio sapere. Tutti sulla cima della torre! Nonna Cardo adora guardare le stelle. Oh, sì, le stelle sono bellissime. E così mi sono chiesto, perché le dobbiamo guardare da qua giù, sulla terra? Perché non ammirarle da lassù, nel cielo? Wow! Wow, la torre si è trasformata in un razzo! Le stelle non sono meravigliose, nonna! E come se lo sono, mia cara! Molto belle. Papà, come si fa a atterrare questo coso? Non ne ho idea, figliolo. Questa è magia. Non devo certo sapere quello che sto facendo. Magari non ne saprò molto della vostra magia, ma un razzo non ha alcun segreto per me. Siamo sopravvissuti alla festa. Grazie per aver fatto atterrare il razzo, Cedric. È stato un piacere, Millicent.
come sto comoda! Spero che anche Ben riesca a trovare una soluzione. Chiamata per tutti gli elfi! Interrompete la produzione di giocattoli! Ci serve subito un sacco a pelo gigante! Ricevuto! Per chi è questo sacco a pelo gigantesco? Per Ben! È diventato un gigante adesso! I bambini crescono così in fretta al giorno d'oggi! Ben, afferra questo e tira forte! Wow! Un sacco a pelo gigante per me! È stupendo! Tante grazie a tutti! È stato un piacere! Gli elfi sono bravissimi a fare sacchi a pelo giganti! E noi siamo elfi! Forse non dovresti suonare il corno ora che sei grande! Dormi bene, caro! Buonanotte! Buonanotte! È così divertente essere grandi! E io non vedo l'ora che arrivi domani. Principessa Holly, è ora di svegliarsi! Oh, ma dove sei finita? Sono qui! L'incantesimo si è esaurito e ora sono di nuovo piccola. Non preoccuparti, Holly. Essere grandi è molto sopravvalutato. Vado a vedere se anche Ben è tornato piccolo. Ben, sei lì dentro? Sì, eccomi. L'incantesimo si è esaurito nella notte. Oh. E ora siamo di nuovo piccoli. Beh, almeno adesso potete fare colazione. Evviva, colazione! Grazie, mamma. Non mi ero resa conto di quanta fame avessi. Ovette! Ranocchio! Ah, e ora in cosa lo trasformerete? In una banana? Banana! Sono una banana! Oh, tesori miei, eccovi qui! Vedo che avete fatto tante bellissime magie! Gallino cocodè! Fantastico! Riccio! Oh, sono un riccio! Stupendo! Sassolino! Mi hai trasformata in una pietra, cara. Questo non è molto carino. Holly, credo sia giunto il momento di strofinare quell'anello che ti ho regalato. Hai capito cosa ha detto? L'anello, strofina l'anello. Mi sembra che abbia detto strofina l'anello. Ma scusa, non mi avevi raccomandato di non strofinarlo? Sì, ma ho cambiato idea. Adesso non è più molto divertente. Strofina quell'anello. Oh, va bene, ecco qua. Che è successo? Siamo di nuovo nel piccolo castello! E guardate, tutto è tornato normale! Niente alberi che camminano, né pallini rosa in cielo! Sì, Holly ha strofinato l'anello magico e tutto è tornato esattamente com'era! Deve essere un anello molto potente! Oh sì, quell'anello apparteneva al tuo bisnonno Neville il Terribile! Guardate i miei piccoli tesori, sembrano veramente esauste. Storia! Storia! Volete una storia? Ma naturalmente, mie cari. Oh, caspiterina! Chiamo il pronto intervento elfi, abbiamo una famiglia da salvare! Il pronto intervento elfi è in arrivo! È ora di cena, chi vuole un po' di cocco? Ah! Oh. Stiamo mangiando cocco tutti quanti i giorni da settimane! Minestra al cocco, torta al cocco e anche pancake al cocco! E pasticcio di cocco! Oh, ma questa sera ho preparato per voi una meravigliosa sorpresa! E qual è la sorpresa? È il cocco, bambini! Oh. Una sorpresa al cocco? Sarà squisita! Chi si sta divertendo un mondo? Lo so, sono io. Torniamo nel piccolo regno. Sì, subito. Sì, voglio tornarci anch'io. Come? Ma io non posso tornarci. Non vedete quanto lavoro da fare qui? Devo finire la capanna e creare un giardino e poi pensare alla rete idraulica. No, non voglio assolutamente tornare nel piccolo regno. È il pronto intervento, Elfi! Urrà! Buongiorno, siamo qui per riportarvi nel piccolo regno. Oh, vi ringrazio tanto.
Ma non ho ancora finito il mio lavoro sull'isola degli elfi! Anche nel piccolo regno ti aspetta del lavoro! Tata Susina non ha ancora capito bene come vanno fatte le consegne! Lei mi ha portato una cipolla e io invece le ho chiesto una patata! Al posto di una patata una cipolla? Ma questa è una follia! Devo risolvere il problema! Si ritorna a casa subito! Ciao ciao, isola degli elfi! Sì, ciao ciao, isola degli elfi! Devo proprio ammetterlo, sono state le vacanze più belle che abbia mai fatto! Ah! È in arrivo la torta! State immobili! Fingetevi dei giocattoli! Tanti auguri di buon compleanno, Lucy! Adesso, tesoro, spegni le candeline! Dovrà soffiare molto forte per riuscire a spegnere tutte le candeline, giusto? Speriamo che non le dica di spegnerle tutte in una volta sola! E ricordati che devi spegnerle tutte in una volta sola! E ora devi esprimere un desiderio. Io voglio un bellissimo unicorno rosa. Fragolina, non farlo! Unicorno rosa! Wow, è un vero unicorno rosa! Si è avverato il mio desiderio! Eh già, sorprendente! E adesso, bambini, la festa è finita! Non dimenticate i vostri pacchettini! Ciao, Yasmin, ti sei divertita? Sì, il papà di Lucy ha fatto delle magie! Sì, è bravissimo! Che cosa cerchi con lo sguardo? Adesso basta! Venite tutti fuori! Ho detto tutti! Ah, credevo di essere stato abbastanza chiaro. Non dovevano esserci veri elfi e fate alla tua festa, ma non appena ho voltato le spalle, tu ti sei messa ad invitare tutti gli elfi e le fate che esistono sulla Terra. Dov'è Jake? Qui non lo vedo! Sarà finito in un pacchettino per gli ospiti. Ah, non preoccupatevi, niente panico. Aspettate qui. Cos'è questo? Ottima! Io adoro la torta! Scusate, Lucy ha perso uno dei suoi giocattoli. Ah, eccolo! Grazie tante, papà di Lucy! Adesso, Mister Furbizio andrà fuori dall'astronave e riparerà il motore! Mi piacerebbe molto, ma non posso andare là fuori perché non ho la mia tuta spaziale qui. Una tuta spaziale? Aspetta, credo di averla messa nella mia borsa magica. Eccola! Ti ringrazio, tata Susina. Sembrano davvero dei tubi idraulici. Gli elfi sono bravi con i tubi idraulici e io sono un elfo. Oh. Ciao, come va? Che cosa ci fai qui fuori? Non avevi bisogno dell'aiuto di una fata? Sarà meglio che tu non tocchi niente. Si tratta di tecnologia aliena altamente avanzata, in grado di far viaggiare un'astronave per tutto l'universo alla velocità della luce. Anche se il motore assomiglia a dei tubi idraulici, forse basterà un solo calcetto. Perché non le diamo una spinta? Vorresti dare una spinta a questo incredibile miracolo della tecnologia? Tu hai preso a calci il motore. Ok, va bene. Allora diamole una spinta. Come si fa quando non parte la macchina? Avanti, signor Zairos! Cominci a dare un po' di gas! Ok! Su, spingi! Niente, ancora gas! Ok! Ha funzionato! Sono schizzati via come un razzo! Prossima fermata, pianeta Bong! Ehi, tornate qui! Ci hanno dimenticati, è davvero pazzesco! Aiuto! 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 A me non sembra affatto rotta! Ti voglio bene! Di solito dice anche altre frasi? No, sempre queste due! Tu sei la mia migliore amica! Appunto! A dire il vero è un po' noiosa! Già! Quella vecchia non parlava mai, semplicemente... Oh, ma è Wandy! La mia vecchia bacchetta! Vieni qui, Gastone! Ciao, Wandy! Urrà! Oh, piccolina, sono così contenta di averti qui! E ora scendiamo subito da questa torre! Puoi dirlo forte! Phew! Dove
principessa Holly, dimmi un po', come ti sei trovata con la bacchetta magica 3000? Male, è rotta. Davvero? Ti voglio bene. Però a me sembra che funzioni perfettamente. Sì, ma non riesce a fare nessun incantesimo. Esatto, è proprio questa la caratteristica speciale di cui ti parlavo. Non fa magie. Cosa? Una bacchetta che non sa fare le magie? Confermo. Come sappiamo tutti quanti, la magia crea sempre tanti problemi. E oltretutto... Ma una bacchetta che non sa fare le magie non è una bacchetta, è solo un bastoncino. Quindi, voi siete convinti che la mia nuovissima bacchetta saggia 3000 non serve assolutamente a niente? Sì. A qualcosa potrebbe servire, però. A cosa? Tieni, Gastone, prendi il bastoncino. Tu sei la mia migliore amica. Ti voglio bene. Noi. Ti ringrazio, bimbo elfo. No, uomo elfo. Troviamo dove si nasconde Fragolina e chiediamole di far smettere di nevicare, subito. La neve ha ricoperto interamente il piccolo regno. Fa freddo anche qui. Sì, questo trono di ghiaccio ha congelato il mio povero sederino. Non potresti trasformarti nella regina del sole adesso? È troppo tardi ormai, sono la regina del ghiaccio. Il nascondiglio segreto di Fragolina deve essere da queste parti. Secondo te, in quale posto vivrebbe una super malvagia come Fragolina la regina del ghiaccio? Che ne dici di quello? Wow, un enorme palazzo di ghiaccio! È molto meglio dell'Elfo Caverna, mille volte! No, non è vero, è tutta scena! Non cantare vittoria, regina del ghiaccio! Che cosa vi porta da queste parti, bimbo elfo? Sono l'uomo elfo! Siamo venuti qua per fermarti! Ma voi non potete fermare la potente regina del ghiaccio! Fa freddo qui dentro. Fragolina, gli adulti si stanno lamentando di tutta la neve che ha ricoperto il piccolo regno. Ops, davvero? Sì. E siamo nei guai? Io non credo che siamo nei guai. Basta che la smettiamo con questo gioco. Va bene, ho vinto io. No, i buoni vincono. Ma non è giusto. Voi siete in trappola. Ah, ok, avete vinto voi. Urrà! Finalmente posso liberarmi di questo trono di ghiaccio. Il mio sederino è congelato. Se avessero trovato una corda che penzolava dal buco del soffitto della caverna, avrebbero capito che c'era qualcuno qui dentro. Se mi chiamano saggio, ci sarà una ragione, non credete? Ma se la corda adesso è qui, lassù come ci arriviamo? Non si preoccupi, il nostro saggio ci ha pensato, ovviamente. Di sicuro ha un piano perfetto. Questo è un po' imbarazzante. Allora, il grande saggio ha tirato giù la corda dimenticandosi che ne avremmo avuto bisogno per risalire. Sì, temo sia proprio così. Non preoccupatevi, usciremo volando. Sì, ma noi elfi non sappiamo volare. Ah, ok. Con la magia manderò su la corda. Oh! Avanti, ragazzi, saliamo! Vecchio saggio, beh, cosa aspetti a salire? Non intendo usare una corda magica, chiaro? Come ti pare, puoi vivere laggiù per sempre. Ok, ok. La corda magica andrà bene, in fondo. Salve a tutti, come va? Oh, salve a lei, signora Fotheringill. Che cosa ci fa da queste parti? Sono corsa qui più in fretta che ho potuto quando ho saputo che Susan era nei guai. Susan? Chi è Susan? Susan, la coccinella, è chiaro. Oh, eccoti qua. Quello è Gastone. È passato un sacco di tempo. Sì, giocavo insieme a te e a quel monello del principe Cardo. È re Cardo adesso. Tata Susina, non dobbiamo mai parlare con la gente grande e adulta. Oh,
Oh, ciao vecchio saggio elfo, è un piacere rivederti. Oh, ciao cara Sally. Lei ha conosciuto il vecchio saggio elfo quando era giovane? No, lui è sempre stato vecchio. E anche saggio. Non sei cambiato affatto. Oh, ti ringrazio. Quindi è nel piccolo regno che papà ha deciso di sistemare le mucche. Sì! Dobbiamo fermarlo subito. Coraggio, muoviamoci. Fermo, fermo! Cosa? È il caso di trovare un altro posto in cui sistemare le mucche. Perché? Perché l'erba qui è un po' troppo bagnata e il terreno è... Il terreno è, ecco, troppo fangoso. Un posto migliore lo troveremo di sicuro. No, questo qui è assolutamente perfetto. Il piano non sta funzionando. Chi ha parlato? E adesso che cosa facciamo? Lo trasformo in un ranocchio. No, tata Susina! Cosa? Ranocchio in arrivo! Oh, se non stai un po' più attenta, scoprirà che siamo qui! D'accordo, Mister Furbizia, e quale sarebbe il tuo piano? Buongiorno. Saremo da lei tra un momento. Allora, tata Susina, cosa stavamo dicendo prima? E voi chi sareste? Buongiorno, padre di Lucy. Noi siamo tutti elfi e fate. E viviamo proprio qui, in questo bel prato. Siete elfi e fate? E vivete in questo prato? Sì! Quindi non possiamo sistemare le mucche qui, capisci tesoro? Ma ovviamente no! Non voglio certo distruggere la casa di nessuno! Urrà! Ancora un'altra cosa, papà! Non dovrai mai dire a nessuno dei tuoi amici che hai visto degli elfi e delle fate! Non ti preoccupare, non ho affatto alcuna intenzione di rivelare ai miei amici o a chiunque altro che ho visto degli elfi e delle fate! Ti ringrazio, papà! Fantastico! Possiamo andarcene adesso? Tata, tu lo sai quanto è grande un drago adulto? Pensa alla cosa più grande che possa venirti in mente. Un drago adulto è ancora più grande. Più grande di un cavallo? Certo, molto di più. Anche più grande di un elefante. Ci stiamo avvicinando. Wow! Un drago adulto è davvero stragigantesco! È giunta l'ora di tornare a casa. Ma non abbiamo ancora potuto salutare Dave. Allora fatelo alla svelta. Ciao Dave. Starai bene in questo posto, è la tua casa. Non preoccuparti Gastone, Dave verrà a trovarti spessissimo. Guardate, ci sono altri draghi. Adorabili, ma forse è meglio salire sull'aereo e volare via. Non possiamo fermarci ancora un po'? No, correte! Ciao, ciao, Dave! Svelti, allacciatevi le cinture e preparatevi per il decollo! Caspita, l'abbiamo proprio scappata bella! Fai bravo, non sputare del fuoco adesso, non sputare del fuoco! Bravo, draghetto! Fa piuttosto caldo qui. Apro il portellone per far entrare dell'aria fresca. Gastone ha voglia di giocare. Corri, piccolo, prendi il bastoncino. Oh, il portellone è aperto. Urrà! Fermatevi, ragazzi, pausate! Pausate! Come vuoi, capo! Ben fatto, tata Susina! È stato un piacere, svelti, nascondiamo il tesoro! Datevi una mossa, i nani non smettono mai di scavare a lungo! Eccoli, stanno arrivando! Oh, ci voleva proprio una pausa! Il tè era ottimo! Mancavano solo i pasticcini! Oro, ho trovato dell'oro! Ecco, ci siamo! Diamanti! Ci sono dei diamanti qui! Avete trovato un tesoro? Sì, sono delle pietre preziose! Ottimo lavoro, ragazzi! Continuate a scavare! Cosa? Perché ha detto loro di continuare a scavare? Nel caso ci fossero molte altre pietre preziose nascoste, scaviamo ancora di più quando troviamo un tesoro! Oh, no! Comunque, che cosa ci fate voi qui? L'ingresso è permesso solo ai nani! Abbiamo messo noi il tesoro! Volevamo che lo trovaste! Cosa? Credevamo che così avreste smesso di scavare. E che sareste stati molto felici. Grazie, siete stati davvero dolci. Speravamo che avreste smesso di fare tanto baccano. In effetti, posso immaginare che tutto quel rumore diventi fastidioso. Sì, esatto, proprio così. Ed ecco come mai ci siamo scusati in anticipo.
Coraggio, ragazzi! Continuiamo a scavare! Ma... A furia di scavare tanto, sto cominciando a stancarmi. Sì, anch'io, capo. Stanno andando a dormire! Sì, sono senza forze, hanno lavorato troppo. Buonanotte, capo. Buonanotte, ragazzo. Per fortuna siete finalmente venuti a salvarmi. Ecco, dovremmo prima riuscire a salvare noi stessi, a dire il vero. Oh! Se solo mammina fosse qui. Già, la regina potrebbe farci tornare indietro. Ma la regina è qui, l'ho vista proprio questa mattina. Urrà! Però è stata portata via da uno di quei terribili pterodatteri, purtroppo. E ha lasciato qui la sua bacchetta magica e il suo telefono cellulare. Signora Foderingill, lei sa dove vivono quei terribili pterodattili? Certo, vivono sulla montagna del terrore. Vi porto lì se volete. Perfetto, andiamo, bambini. Tenetevi per mano e rimanete vicini. Signora Foderingill, come mai si chiama montagna del terrore? Oh, ho capito. Guardate, è la regina! Buongiorno a tutti! Mammina, come stai? Tutto bene? Sì, ma sono bloccata. Non vuole proprio sollevare la zampa. Vengo subito a fare il solletico allo pterodattilo. Gli elfi sono molto bravi a fare il solletico. E io sono un elfo! Fa attenzione, Ben! Lo soffri il solletico? Allora lo soffri, eh? Ecco la tua bacchetta, mammina. Vi ringrazio di cuore. Adesso è arrivato il momento di tornare a casa. Pronti? Urrà, siamo tornati! Le mie scarpe rosse! E le mie culotte rosa! Oh, salve! Buongiorno a tutti! Cominciavo a essere un po' preoccupato. In fondo è andata piuttosto bene per essere il primo giorno e la buona notizia è che abbiamo ritrovato la signora Foderingill. Buongiorno! Bentornata, signora Foderingill. Immagino che abbia bisogno di riposare un po'. Oh, sì, vostra maestà, vi ringrazio. Mi sembra un po' buffa, a dire la verità. Questa è una tradizionale nave vichinga. Oh, no, no, che non lo è. Ti faccio vedere io una tradizionale nave vichinga. Signor Elfo, porta qui la nostra barca, per favore. Ricevuto! Oh? Cosa succede? Non riusciamo a farla passare dalla porta, perché è troppo grande. Questo è un po' imbarazzante. Forse vi serve l'aiuto delle fate per tirarla fuori? Sì, per favore. Ehi, bello! Tirala fuori! Ah! Beh, con un po' di impegno penso che faremo in tempo ad aggiustarla. Buongiorno a tutti, avete finito la mia barca? Certo, vostra maestà. Oh, ma che cos'è? La vostra barca. Quindi, ti ho chiesto di costruirmi una barca di cui nessuno potesse ridere e questo è quello che hai fatto? Sì, vostra maestà. Di chi è stata l'idea della testa di ippopotamo? È stata mia, maestà, mentre io ho pensato alle fiamme. Ah, e le zampe? Quella è una mia idea, vostra maestà. Io ho pensato alle ali di gallina. Con questa barca farò ridere tutti quanti, lo so. Non vedo l'ora di scoprire com'è la nuova barca di Re Cardo. Oh, cos'è questo rumore? Oh! Salve! E così quella sarebbe la tua barca, Re Cardo? Sì, perché? Lo so, è che... In assoluto la barca più meravigliosa che ci sia mai capitato di vedere. Sì, è fantastica! Beh... Una moneta d'oro! L'ho guadagnata tutta da solo! Oh, i miei complimenti, tesoro! Devo solo buttarla nel baule magico dei soldi! Ecco di nuovo il rumore dei popcorn! Il baule pieno di monete d'oro! Siamo di nuovo ricchi! Urrà! Sei stato molto bravo, papà! Sul serio, hai lavorato molto duramente oggi! Mi sono divertito! Beh, ora vado! Non voglio arrivare tardi! Dove stai andando, papino? Torno al lavoro. Ho deciso di lavorare anche di sera. Ma ora
li abbiamo i soldi, papà. Ci sono cose molto più importanti dei soldi. Gli elfi hanno bisogno di me. Vostra maestà, abbiamo bisogno di voi. Lo vedi? Vogliamo che torniate a fare il re, maestà. Ma come? I re non lavorano. E io voglio rendermi utile. Ma maestà, i re sono utili. Abbiamo bisogno di un re per varare le navi degli elfi. Questo è vero. Hai varato la nave degli elfi, papà. Anche se poco dopo l'hai fatta affondare. Non potremmo costruire i giocattoli se il re non li ispezionasse. E cosa più importante di tutte, il re deve dare inizio al nostro ballo del raccolto. Capisco. Beh, in questo caso, che inizi il ballo del raccolto. Urrà! Forse dovremmo tenere fuori Gastone. La tata si arrabbia se sporca di fango il pavimento. Oh, certo, Gastone, non entrare nel castello. Oh, beh, possiamo lasciar perdere le regole per una volta. Ciao, allora com'è andata? È stato fantastico. Miss Jolly ha messo un guinzaglio a Gastone. Sì, Gastone è perfettamente addestrato. Ora fa tutto quello che gli dico. Davvero? Sì, sa anche andare a prendere le scarpe senza mangiarle. Incredibile, ne sei sicuro? Oh sì, guarda. Gastone, va a prendere le pantofole della regina. Molto bravo, Gastone. Giù. Molla. Giù. Per favore. Oh, si è mangiato le mie pantofole! Cos'è successo? Insomma, è appena stato addestrato. Ma Papino, tu hai infranto l'unica regola di Miss Jolly. Sì, bisogna mostrare a Gastone che è il capo o sbaglio? Che volete dire? Non avresti dovuto togliergli il guinzaglio. E nemmeno lasciarlo entrare dentro al castello. Giusto, è vero. Avrei dovuto essere più fermo con lui. Gastone, seduto! Seduto! Oh, beh, quella scuola per animali non era poi un granché. La cosa importante è che Gastone abbia chiaro chi comanda. Andiamo, Gastone, scendi dal mio trono. Oh, ok. Allora mi siedo io qui. Oh, devo essermelo immaginato. D'accordo, ecco qui i tuoi giocattoli, Lucy. La bellissima fatina, lo splendido elfo, la piccola fata madrina e questo strano e buffo folletto. Signorina, tanto perché lei lo sappia, io non sono affatto un folletto. Io sono un elfo. Ah, ben fatto, vecchio saggio elfo. Così sei riuscito a farti vedere dalla gente grande. Adesso la signorina Biscotto ci conosce. Non ti preoccupare, risolverò il problema. Buongiorno, signorina Biscotto. Ora lei mi deve promettere che non racconterà a nessuno dei suoi amici che ha appena visto degli elfi e delle fate. No, io prometto che non lo dirò a nessuno. Non dirò a nessuno dei miei amici che ho visto degli elfi e delle fate. La ringrazio moltissimo. Arrivederci. Posso riavere la mia coccinella? La tua coccinella, dici? Oh, d'accordo. A proposito, lui è un maschietto e adora torte e spaghetti alla bolognese. Non è vero, Gastone? Arrivederci! Ora posso davvero dire di aver visto tutto. Arrivederci! Ciao, papà! Ciao, Lucy. Com'è andata? Benissimo! Allora, che cosa hai fatto oggi a scuola? Ecco. Ciao, Lucy. Possiamo riavere le bacchette? Ma certo! Ci vediamo presto! Arrivederci, papà di Lucy! Buongiorno! Non potrà mai neanche lontanamente immaginare che cosa ho visto oggi. Un elfo su un elicottero? Non mi dica che anche lei l'ha visto? Sì, ma forse è meglio se ce lo teniamo per noi, non le pare? Sì, buona idea. L'abbiamo proprio scampata bella oggi! Ah, sì, anche a me un tempo spaventavano molto, ma poi ho scoperto che sono davvero utili. E ora chi ha spento la luce? Seguitemi senza fare rumore, vostra maestà. Dove stiamo andando?
vecchio saggio elfo, è meglio che ci sia una ragione valida per tutto questo. Oh, santo cielo! Cosa stanno facendo quelle api? Ecco, le api hanno deciso che il piccolo castello è diventato la loro nuova casa adesso, vostra maestà. Cosa? Perché non provate a guardare il lato positivo? Potrete avere tutto il miele che desiderate. Come mai hanno deciso di venire qui? La verità è che hanno seguito me perché credono che sia l'ape regina. Comunque io non le voglio sul mio castello. Se le api scoprono che non sono lì dentro, mi seguiranno di nuovo. Oh, ho capito. Scusi, ma perché non me l'ha detto subito? Ciao, api! Guardatelo, è qui, qui! Ah! Portatemi via subito! Sta tranquillo, vecchio saggio. Ci penso io. Fermo! Mi lasci almeno il mio miele! Si avvicinano sempre più! Trova il modo per seminarle! Agli ordini! Tieniti pronto! Cerco di volare ancora più in basso! Scusa, ma non siamo vicini al lago! Ecco lassù l'ape regina! Anzi, il vecchio saggio elfo! Arrivano anche le api! Coraggio! La vostra ape regina sta entrando! Fuori, fuori, sbrigati! Stai diventando grande di nuovo! Devi uscire subito! Appena in tempo! Sarebbe stata una vera catastrofe! Perché stai facendo tanto rumore? Così mi hai svegliata! Holly, dimmi un po', dov'è Lucy? Sta ancora dormendo! Cosa? Svegliala immediatamente e falla uscire dal castello subito! Fai in fretta prima che diventi grande! Oh, è vero, mi ero dimenticata! Lucy, Lucy, svegliati! Cosa succede? Stai ricrescendo! Wow, usciamo subito di qui! Svelti tutti quanti fuori! Oh oh, troppo tardi! Questo sì che è un modo buffo di svegliarsi! Lucy, va tutto bene? Sto benone, grazie! Buongiorno a tutti, c'è Lucy qui? Sì, c'è... Ci tenevo molto a dirle che mi dispiace. Non è affatto vero che la gente grande distrugge le nostre case e poi ci calpesta. Ops! È lei, signor sindaco! Non volevo calpestarla, mi scusi! Non ha importanza! Non potevo essere calpestato da una bambina più gentile! Come farò a uscire dal piccolo castello? Ecco, con un pizzico di magia sistemerò tutto! Phew! Grazie, Tata Susina! Lucy, si torna a casa! È la mia mamma! Devo andare ora! Grazie per il pigiama party! Di nulla! È stato divertente! La prossima volta verremo a dormire a casa tua! Sarebbe fantastico! Ciao! Ciao! Questo è un raccolto eccezionale! Sì, siamo riusciti a tenere alla larga tutti gli animaletti nocivi quest'anno! Niente pidocchi! Per fortuna niente bruchi! E, cosa più importante di tutte, nessuna... Lumache! Allarme lumache! Allarme lumache! Lumache alla carica! Lumache! Smettila di mangiare! Svelti, caricate i cavoli sul camion degli elfi! Molla, lascia andare la mia foglia di cavolo! Salvate tutti i cavoli! Stop! Ma che cosa ci fanno qua tutte queste lumache? Noi stiamo imparando a cavalcarle! Presto, sbrighiamoci! Sbrighiamoli, fino a presto! Ma fatto bene, mangiano troppo in fretta, non riusciamo a salvarli! Una catastrofe! Stop! Stop! Oh, oh, oh! Siete delle vere canaglie, lumachine! Lumachine? Si sono mangiate la metà dei nostri cavoli! Visto che coltivate dei cavoli così gustosi, che cosa vi aspettavate? Ma... Bambini, vi siete divertiti a cavalcare oggi? Sì! Mille grazie, Miss Jo!
Jolly! È stato un piacere e adesso mi sento in dovere di dire un bel grazie ad alta voce al signor Elfo per aver regalato alle lumache un ottimo pranzo. Anche per me è stato un piacere. Spero non le dispiaccia se torneranno a mangiare da lei un'altra volta. Amano la lattuga. Le consiglio di coltivarne molta, le conviene. La gente pensa che le lumache siano degli animali nocivi, ma sono adorabili. Guardi, credo che stia arrivando. Oh, è lui? Allora come sto? Il mio cappello è diritto? Oh, sei tu? Credevo che te ne fossi andato. Sì, beh, insomma, voglio dire che in realtà io, questa è di sicuro la prima volta che vedo un gnomo restare senza parole. Ti piacerebbe sentire una canzone che ho composto? Sì. Oh, bene, lo prenderò come un sì. Oh, signora gnomo, ha splendidi capelli, ha gli occhi luminosi e orecchi così belli. Mi piace tanto, io sono Gloria. Sono amici adesso. Oh, Gloria, vuoi tu essere la mia adorata signora gnomo e vivere con me per sempre qui nel piccolo regno? Sì, lo voglio. Su, vieni, mia cara, andiamo, ti mostro la tua nuova casa. Ecco qui, d'ora in poi vivremo in quest'albero. Oh! Di chi è stata l'idea di farli incontrare? Di Tata Susina, vostra maestà. No, non è vero, quella è stata una tua idea. Ma tu hai creato l'albero della colazione. Tu mi hai detto di farlo. Basta, silenzio, e ora come risolveremo questo pasticcio? Organizzeremo un grande matrimonio. Salve di nuovo, ho paura che vi dovremo dare una brutta notizia. Cosa c'è ora? Abbiamo dato un'occhiata all'albero degli elfi e Gloria pensa che sia un po' troppo piccolo. Scusate se non abbiamo progettato un albero degli elfi adatto agli gnomi. Lei è molto carino a scusarsi con noi, ma è comunque molto piccolo. E questo vostro castello proprio non incontra i nostri gusti. È così vecchio e fuori moda. Ti ringrazio! Adesso provo a mettere in moto, d'accordo? Lo stesso rumore dell'auto delle fate in una giornata fredda. Sì, è vero. Un po' di magia aiuta sempre a far partire l'auto. No, Tata Susina, non bisogna mai mischiare magia e idraulica. No, sciocchezze. Funziona! Grazie a me e al fatto che sono un ottimo idraulico. Grazie a me e all'ottima polvere magica di fata. Su, su, diciamo che le abilità degli elfi hanno aggiustato il motore e la magia delle fate lo ha riavviato. Urrà! Lucy! È mio padre, ci vediamo dopo. Mamma, papà, non indovinerete mai che cosa ho visto. Non me lo dire, elfi e fate, come sempre. Sì, e anche qualche alieno. Alieni? Oh, alieni! Ma certo, cara Lucy. Ora dobbiamo andare! Ben, Holly, mi piacerebbe fare un giro prima che ripartiamo? Sì, grazie! Mia cara Lucy, tutti quanti sanno che gli alieni non esistono. Ciao, Lucy! Ciao, Ben! Ciao, Holly! Gli alieni adesso devono tornare sul loro pianeta! Ma volevano prima passare a salutare te e i tuoi genitori! Salve, gente grande! Siamo stati in vacanza sul vostro pianeta! Salve! Ora torniamo a casa! Arrivederci! Arrivederci! Ciao! Cara, sarà meglio cercare un altro posto per i nostri picnic? E così il padrone di casa si rivelò essere un'ottima persona e decisi di sposarlo. Finito. Però questo sì che è un vero finale a sorpresa. Voi di bordo! Terra in vista! Sì, ma questo significa che siamo vicini al grande e grosso Barry. Non si preoccupi, signor Elfo. Forse oggi non si farà vedere. Oh, guardate il grande e grosso Barry. Oh, ci ha aspettati per tutto questo tempo. Ma che dolce. Adesso si mangerà Bounty 3. Yum, yum. Ah, abbandonare la nave! Abbandonare la nave! Non dovete preoccuparvi, qualunque cosa accada, me ne assumo la completa responsabilità. Questo risolve ogni problema.
La mia barca non c'è più. È finita nella pancia di Barry. Ti garantisco, grande Barry, che non potrai più mangiare nessuna delle mie barche. Nessuna, nessuna, perché non costruirò mai più un'altra barca in tutta la mia vita. Temo che ci sia rimasto male, signor Elfo. Guardi un po' che faccino triste. Sto piangendo. Non ho mai visto un pesce piangere. Non avresti dovuto essere così duro con Barry. Cosa? Sì, lui non voleva fare del male. Lui non voleva fare del male? Signor Elfo, come suo re le ordino di costruire un'altra barca subito per Barry. Eh? Che tipo di barca ti piacerebbe, pesciolino? Una barca a vela? Yum, yum. D'accordo. Tu sei davvero Tata Susina. Oh, così va meglio. Tata, per favore, potresti farmi tornare come prima? Va bene, ti do il permesso, ritorna te stesso. Oh. Mi avevi promesso che avresti fatto una sola bambola e ne hai fatte migliaia. Ma Tata Susina, è un vero onore avere una bambola del tutto identica a noi. Oh, sul serio? Allora vediamo se ti piacerà ancora. Sono il vecchio saggio brontolone. Davvero divertente. Adesso hai finito di giocare? Quasi. Sono il vecchio saggio brontolone. Sono il vecchio saggio brontolone. Sono il vecchio saggio brontolone. Adesso ho finito. Oh, caspiterina, è una cosa piuttosto umiliante. Che cosa ne facciamo ora di queste bambole? Mi sembra che a Daisy e Poppy piacciano, guarda. Non preoccuparti, le fate erano molto richieste l'anno scorso. Quest'anno invece andranno alla grande gli elfi. Sono vecchio e saggio e ho molto coraggio. Devo dire che hai un certo fascino. Non mi stupisce che ai bambini tu piaccia così tanto. Potranno averne quanti ne vogliono. Sì, a migliaia. Urrà! Agli elfi piace tanto suonare il corno. E noi siamo elfi! Oh no! Tappatevi le orecchie! Adesso non dovete fare altro che liberarmi e potremo finalmente andarcene da questa pericolosissima giungla. Oh, questa non è affatto una giungla e non c'è nessun pericolo, è chiaro? Oh, attenti! Tenetemi forte! Buongiorno, sono una cliente e ho deciso di comprare questa bella pianta. Ha già trovato tutto quello che cercava? Sì, grazie. I pupazzetti sono in regalo con la pianta? Io immagino di sì. Una pianta di pomodori con pupazzetti e anche un folletto magico. Io non sono un folletto magico! Un folletto magico parlante. Ah, non ha il codice a barre. Userò la tastiera, allora. Oh, grazie. Un folletto magico parlante? Ma come si è permessa? Finalmente siamo liberi. Coraggio! Saliamo tutti sul dirigibile. Perfetto. In volo! Leviamo l'ancora, si parte! Oh! Buongiorno, signora cliente. Buongiorno. La prego di non raccontare a nessuno di aver visto degli elfi e delle fate. No, io non l'ho fatto. In alto, si vola via! Vecchio saggio elfo, a quanto pare l'ho salvata io dalla pericolosa giungla. Forse intende dire dal vivaio. Oh, il mio dolcissimo pasticcino. Le ho portato un regalo in ricordo di questa avventura. Cosa? Un pomodoro? È davvero un pomodoro? Oppure è una misteriosissima bacca rossa trovata nelle più oscure profondità della città perduta? Usi la sua immaginazione, cara. È solo un pomodoro. I Calendula sono arrivati! Ciao, cara sorella! Oh, mamma mia! Oh, mamma anche mia! Non è proprio come ce lo aspettavamo, però... Non so davvero che cosa dire! Non è ancora finito! È meraviglioso! Sì! È incredibile! Volevamo soffitti alti, voi li avete eliminati del tutto! Già, e guarda qui l'angolo bagno! Sì, essenziale e completamente aperto! Lo trovo così avventuroso! Beh, devo ammettere che quella è stata una mia idea! Re,
Riccardo, vecchio mio, sei davvero un architetto nato. È vero? Hai mai pensato di insegnare architettura? Oh, veramente no. Ora dobbiamo fare la stessa cosa nel nostro castello. Su, cara, andiamo. Voglio cominciare subito. Scusate, non possiamo restare. Ciao. Salve. Insomma, non è poi andata male alla fine. Solo perché i Calendula sono completamente matti. Rivoglio la mia casa subito. Tata, riportaci qui il castello con la magia. Ok, ma ci vuole un incantesimo molto potente. Tuoni, fulmini e turbini di vento. Che il castello riappaia qui in un momento. Oh, così va meglio. La mia casa è tornata. Ed è tutto come prima, che bello! In realtà ora è anche meglio. Perché? Perché con la mia magia ho anche aggiustato il rubinetto. Oh, ben fatto, Tata! Devo ammettere che sono molto colpito, non una sola goccia. Proviamo ad aprirlo.